Qua non va qua. Vabbè, fa caldo pure qua. Non costa, ma fatto apposta su capelli, non va più. Maria. Ti abbiamo fatto trovare anche il sole qua. Almeno. Ma persone siamo anche c'è qua. Ciao, buonasera. Giuseppe! Ciao. Gerardo! Rocco. Buonasera, ben arrivati. Buonasera. Buonasera. Ben arrivati. Grazie. 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 Sono Don Pietro, anch'io mi chiamo Don Pietro come parroco di qui di Frigento, sì, sì. Sono il parroco di Foglianise in provincia di Benevento. Ecco. Noi abbiamo una festa plurisecolare in onore di San Rocco, una festa sì. molto grande, sì. L'abbiamo appena terminata praticamente ieri, sì. e quest'anno per questa occasione, conosciuto Don Pietro, abbiamo avuto la possibilità di avere tra di noi la vostra reliquia di San Rocco, sì. l'abbiamo accolta il 9, quindi 10 giorni fa, sì. e praticamente è stata con noi 10 giorni, l'abbiamo portata dappertutto. Siamo stati nelle contrade, abbiamo celebrato messa nei tanti angoli della nostra parrocchia per tutta la novena, poi la processione solenne che a noi dura più di 3 ore, una processione che ho fatto io con la reliquia e ovviamente i fedeli portavano la statua di San Rocco. E ha culminato la sera, insomma ormai era buio, sì. con la grande, abbiamo fatto una grande benedizione al popolo proprio con la reliquia di San Rocco. È stata una cosa bella perché è stato come avere proprio San Rocco fisicamente in mezzo a noi, quindi questo ha reso molto più bella la celebrazione in onore di questo grande santo. E oggi siamo qui per riportare, ecco, riconsegnare sì. questa reliquia nella parrocchia dove è custodita, sì, sì, e sì. per dire il nostro grazie ovviamente a questa comunità che si è privato di questa presenza per darla a noi, per far godere a noi della presenza di San Rocco. Per cui siamo riconoscenti e siamo qui per celebrare la messa, pregare anche per la comunità di Frigento. Grazie, grazie. Protettore,
Grazie. Ai poveri. Nostro protettore.
ci organizziamo? Abbiamo un'ora abbondante prima della messa delle ore 19. Gli amici di Foglianese verranno accompagnati da Rossella, che vi spiegherà un po' in sintesi la storia della cattedrale. Se volete vedere giù la cripta, magari poi la vedete prima della messa. Vi porterà al Palazzo De Leo, alle cisterne romane e una passeggiata panoramica sui limiti, in modo tale da organizzarci. Va bene? Per i giovani e per chi si sente giovane. Va bene? E così poi dopo ci vediamo qui per le 7. Finita la messa, verso le 8, penso che il vescovo non è molto lungo a predicare, insieme andremo giù nella chiesetta di San Rocco per vedere la statua di San Rocco e la spiga che mi avete regalato, che sta vicino alla statua, e poi lì davanti alla chiesetta di San Rocco staremo un po' insieme e mangeremo qualcosa. Va bene? Buonasera a tutti, io mi chiamo Rossella, sono una guida turistica qui a Frigento, sono una volontaria e vi parlerò un poco in breve di quella che è la storia della cattedrale. Una cattedrale, perché cattedrale? Perché qui abbiamo la presenza della cattedra dove appunto si sedeva il vescovo. Figura molto importante per quanto riguarda i vescovi della nostra città c'è San Marciano. San Marciano era una persona molto semplice, è nato in Grecia nel V secolo d.C. e voleva vivere una vita in tranquillità, quindi scappò dalla Grecia e venne a vivere qui a Frigento, dove passò degli anni in solitudine e preghiera. Questi anni però furono molto brevi per lui, perché cominciò a fare miracoli, a curare i malati e quindi ottenne un bel po' di fama tra tutte le persone del luogo e quindi diventò vescovo. Cosa molto importante, vado velocemente, che voglio farvi notare di questa cattedrale sono le due tele. Una è quella che vedete centralmente qui ed è dedicata all'Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo. Le tele sono del XVIII secolo, dipinte da Antonio Vecchione su delle tavole di castagno. Seconda tela si vede qui in piccolo, magari ci farete caso dopo, e si ricollega alla figura di San Marciano vescovo, che sta praticando un esorcismo. Infatti si vedono due persone, di cui una distesa, sembrano dei pipistrelli, sono appunto dei demoni che vengono cacciati da questa persona. No, a dove c'è?
prima fanno, pensavo che qua è più corto, là il comunque ti porta. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai. Non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi, siamo giunti qui tutti nel nome di San Rocco. Anch'io. Sì, perché quando Don Pietro mi ha detto di essere con voi questa sera, nel mio pensiero c'eravate voi, pellegrini, ma c'era anche San Rocco, da venerare in questa cittadina di Frigento, dove è tanto venerato e tanto amato. Dal momento che non posso mai venire il giorno di San Rocco, allora ho accettato volentieri, perché era anche un modo per stare in questa comunità a ricordare e venerare il nostro santo. Quindi tutti siamo qui nel nome di San Rocco. E stiamo celebrando l'Eucarestia e Gesù ci sta parlando. Noi dobbiamo porre attenzione al Signore che parla e porre attenzione considerando quello che stiamo facendo, cioè pellegrini in nome di San Rocco. Considerando a che punto è la nostra vita cristiana. Può essere un momento di serenità, come può essere un momento di difficoltà. Considerando a che punto è anche la nostra condizione umana, di salute fisica, di preoccupazioni. Ecco, la parola del Signore non è accanto a quello che stiamo facendo e a quello che siamo. Perché quando è accanto sembra che ci dica poco o ci dica a volte niente, perché pensiamo ad altro. Quando si annuncia il Vangelo ci spostiamo di lato, come se il Vangelo non dovesse scendere come luce, come forza nella nostra vita, per quello che stiamo facendo. E nel punto in cui ci troviamo, della nostra vita di fede,
e anche della nostra sensibilità umana. E allora, partendo invece dal desiderio di farci illuminare per quello che siamo, cerchiamo di seguire questa parola ascoltata. Cosa può dire a persone che si muovono in nome di San Rocco questa pagina della scrittura in cui il popolo è condannato perché sta abbandonando il vero Dio per seguire false divinità? Che cosa può dire? Può dire almeno due cose. La prima è che non sia mai San Rocco diventi una divinità al posto di Dio. Dobbiamo mettere in conto anche questo. Per voi no, perché siete cristiani di fede, cristiani che seguono Gesù Cristo, ma a volte per ignoranza o anche per scelta i santi diventano delle divinità. E a questo punto noi ci allontaniamo dal vero Dio, perché al posto del vero Dio mettiamo questo idolo che possiamo chiamare San Rocco, Sant'Antonio, San Pio, possiamo chiamare in altri modi, ma diventa un idolo. Questo è un primo pericolo che spero non riguardi voi. C'è poi invece un aspetto positivo. La devozione ai nostri fratelli santi ci aiuta a rimanere nella vera fede. Eh sì, perché la devozione, il legame, l'affetto con i nostri santi ci rimette sempre nella via giusta per seguire Gesù Cristo. E quando noi ci allontaniamo dal Signore e poi pensiamo all'esempio di San Rocco, di Sant'Antonio, di San Pio, ci viene il senso di colpa. Ma come? Io devoto tanto di San Rocco, sto contravvenendo in tanti modi al Vangelo di Gesù. Io tanto devoto di Sant'Antonio, sono mesi che non vado a messa. E allora ecco che la devozione al santo diventa un richiamo a rimettersi sulla stessa strada. Porto sempre l'esempio anche di chi è andato all'estero. All'estero, in mezzo a tante confessioni cristiane, a tante religioni, molti sono rimasti fedeli alla fede cattolica proprio grazie ai santi, perché il pensiero di diventare protestante, evangelico, e poi di non poter più venerare Maria, la mamma di Gesù, di non poter più venerare i nostri santi, li hanno fermati. Hanno detto: no, io devo rimanere cattolico, altrimenti non potrò più seguire Maria e i miei fratelli santi. Però devo rimanere cattolico e grazie a loro ritrovare il mio rapporto con Gesù. Non rimanere cattolico per poter solo venerare la Madonna. Il Papa una volta a Caserta, il Papa Francesco, ci raccontò che entrò in una casa di una immigrata italiana che era diventata protestante nel frattempo, evangelica. E quindi parlarono. Poi, prima che il Papa, era l'arcivescovo di Buenos Aires, è chiaro, uscisse, disse: Eminenza, le devo far vedere una cosa. Il Papa guardava: ma cosa deve farmi vedere? Lo portò nella stanza da letto, aprì l'armadio e in fondo all'armadio c'era il quadro della Madonna. Lo teneva nascosto nell'armadio, però era rimasta legata alla Madonna. E quindi quando lei ascoltava la parola nel culto evangelico, sicuramente ascoltava la parola del Signore, ma ecco, il suo pensiero, il suo cuore non si allontanava da Maria, che era stata donna che aveva vissuto e messo in pratica la parola, donna che aveva detto alla parola dell'angelo:
eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Capite? Allora come la venerazione e il legame con Maria e i nostri fratelli santi ci deve sempre più legare al Signore Gesù Cristo e al suo Vangelo. E mi viene da fare questo paragone. I giudici che Dio sceglie, abbiamo sentito, perché il popolo potesse rimanere fedele e tornare sulla retta via, potremmo dire che anticipano la figura dei santi, dei profeti, chiamati da Dio perché il popolo possa, grazie a loro, ritornare alla fedeltà del Signore. Quindi, come nell'antica alleanza, Dio sceglie i giudici perché il popolo li possa seguire e camminare sulla retta via, così nella nuova alleanza la Santa Chiesa propone la figura dei santi che, come i giudici, con l'esempio della loro vita innanzitutto, con l'integrità della loro condotta, richiamano a rimettersi sulla retta strada. Ma dice sconsolata la scrittura, sentite, e questo poi ci riguarda anche a noi: ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri. Noi potremmo parafrasare così: ma quando la devozione per il santo poi viene ad affievolirsi in quel momento dell'anno o in tanti momenti dell'anno, noi torniamo alle nostre corruzioni. Quanti devoti accesi dei santi poi hanno quelle fasi della vita durante l'anno in cui diventano le persone di una condotta immorale e corrotta. Immorale e corrotta. È lo stesso mistero. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Avevano seguito i giudici. Il giudice nella sua forza, nella sua parola, nella sua onestà, nella sua tempra di uomo di Dio, ma poi ecco che tornavano alle loro pratiche e alla loro condotta ostinata. Quanti pellegrini tornano dai santuari con bei propositi, ma non entrano neanche in casa e già tutti quei propositi rimangono sul pullman, ma neanche davanti alla porta arrivano, rimangono sul pullman con cui sono andati a fare il pellegrinaggio al santuario. Che cos'è che ci manca? Cos'è che ci manca in tutti questi buoni propositi che noi facciamo? E qui c'è il Vangelo che ci aiuta a capire, guardando adesso più da vicino a San Rocco. Quindi San Rocco ci porta al Signore ed è come un giudice dell'antica alleanza che continuamente ci fa vedere come si comporta un vero cristiano, come vive un uomo di Dio, come vive un uomo che ha messo al primo posto l'amore per il prossimo. E il Vangelo ci aiuta a capire che cosa ci manca. Questo giovane che si accosta al Maestro e gli dice che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna, è un po' come tutti noi. Che devo fare di buono? Che cosa mi manca? E Gesù prima gli corregge la domanda: buono è uno solo. Quindi noi dobbiamo entrare nella perfezione, dirà dopo, di chi è buono, ma uno solo è buono. Ed è Dio. Se vuoi entrare nella perfezione di chi è buono, cioè di Dio, devi osservare i comandamenti. Gli chiese, era un po' furbo questo giovane, no? Quali? Già voleva o sapere quali erano più importanti, o come noi voleva qualche sconto. Pure noi, no? Quando pensiamo ai comandamenti, pensiamo che ci possa essere uno sconto, non lo so, vabbè. Quale vogliamo prendere come sconto? Non facciamo graduatorie, poi diventiamo giudici dei fratelli. Ma su alcuni comandamenti vorremmo degli sconti. Per esempio, uno che
ce lo prendiamo da solo, lo sconto è il terzo comandamento. Ricorda di santificare le feste, questo lo scontiamo proprio ai saldi, lo portiamo proprio ai saldi, non ci rimane quasi niente. Dobbiamo prendere qualche altro, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna o l'uomo degli altri. Tutti i sacramenti su cui vorremmo lo sconto. Quali? Gesù gliene cita alcuni, ma poi aggiunge: amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane si ritrova in tutto questo, si ritrova, ma si ritrova a modo suo, perché quando poi Gesù gli dice: allora se vuoi entrare in questa perfezione dell'unico che è buono, va, vendi quello che possiedi, dalle poveri, e non si trova più. È proprio su questa frase, va, vendi quello che possiedi, dalle poveri, che inizia la storia di San Rocco. Proprio su questa frase inizia, e su questa frase inizia la vita di tutti i santi. Io mi sono chiesto, proprio questa sera pensando a voi, ma perché uno deve vendere, dare tutto ai poveri e poi seguire Gesù? Non potrebbe fare come io penso e anche voi tante volte pensate: io mi conservo quello che tengo, poi quando c'è bisogno lo prendo e lo do al povero. Non sarebbe meglio così? Rifletteteci, perché Gesù dice va, vendi quello che hai, dalle ai poveri? Non sarebbe meglio? Dice, vabbè, mi conservo tutto, però appena uno ha bisogno io corro subito e glielo porto. Se invece mi vendo tutto e poi c'è uno che ha bisogno, e che gli do? Pure io dico tante volte, ma se rimango senza soldi nel portafoglio e bussa uno all'episcopio e dice: padre, io non posso fare la spesa, e che figura faccio? Non tengo niente, ho dato tutto. Allora è meglio che mi conservo qualche cosa. Non vi rispondo con un ragionamento, vi rispondo con San Rocco. San Rocco povero ha aiutato, ha servito, ha soccorso più di tutti quelli che avevano la casa piena di beni e non hanno soccorso nessuno. Perché San Rocco povero è andato da povero a trovare il prossimo da amare. Il ricco invece non lo trova mai il prossimo da amare, perché non lo va a trovare. Qui nel Vangelo di Luca a questo episodio segue la parabola del buon samaritano. Chi è il mio prossimo? Ma se tu non ti muovi, non lo trovi mai il tuo prossimo. Se non ti fai prossimo, non troverai mai qualcuno da aiutare. Allora ecco che San Rocco ci insegna che non sono i beni che ti conservi, che ti permettono di aiutare il fratello, ma è come tu ti muovi, è come tu ti muovi da povero, senza legami, senza preoccupazioni. San Rocco ha venduto tutto, ha ceduto tutto il principato, no? Non ha avuto più niente. Per cui quando lui è arrivato, che ne so, acqua pendente, lui ha detto: Madonna, e mo chissà al palazzo che sta succedendo? Il palazzo era scomparso dall'orizzonte di San Rocco. Voi siete qui adesso, io sono qui. E che pensiamo? Madonna, non si mai vanno i ladri a casa mentre sto qua. Pure io penso, se vanno in episcopio i ladri, e io sto qua a predicare, a pregare, quelli si rubano tutto. San Rocco questa preoccupazione non l'aveva. Per cui serviva libero. Chi aveva le mani, con le mani fasciava le ferite. Chi aveva la bocca, con la bocca consolava gli ammalati. Quello che aveva di sé, che gli era rimasto, cioè la sua persona, era a disposizione degli altri. Ora, carissimi cristiani, qui purtroppo si gioca tutto. Cioè, ma come facciamo? Possiamo dare veramente tutto? E come facciamo? Abbiamo le responsabilità della famiglia, io ho la responsabilità della diocesi, il parroco ha la responsabilità della parrocchia. Come facciamo? Dobbiamo almeno questo. Uscire
dal palazzo dei nostri beni, tutti quanti, perché il palazzo non ce l'ha solo il vescovo, ce l'abbiamo tutti quanti. Tutti abbiamo un palazzo. Uscire come San Rocco e dire: quei beni sono per chi ha bisogno e io sono per chi ha bisogno. Altrimenti ci rifugiamo nel palazzo e lo abbelliamo sempre di più. Ci rifugiamo nel palazzo e lo facciamo diventare il luogo dove si trama la corruzione, dove si trama il male verso i fratelli, dove ci si chiude dentro per non vedere nessuno. Quante volte vi è capitato di chiudervi in casa dicendo: non voglio più incontrare nessuno? Invece San Rocco, quando gli venivano questi pensieri, diceva: mi metto in cammino, il primo che incontro lo abbraccio, lo bacio e lo servo. Questa è la differenza. È un appestato, lo abbraccio, lo bacio e lo servo. Allora nel cuore questo strappo deve avvenire. Questo strappo deve avvenire. Pur conservando materialmente il possesso dei beni, il cuore si deve veramente distaccare. Altrimenti, ecco, saremo come questo giovane. Andremo via tristi. Tristi perché? Ma io voglio dare un'altra interpretazione questa volta. Non triste solo perché possedeva molte ricchezze, ma triste perché avrebbe voluto da Gesù un altro tipo di incoraggiamento. E anche noi tante volte siamo tristi perché non ci aspetteremo da Gesù questo tipo di discorso. Vorremmo altri incoraggiamenti, altri modi per portare avanti la vita. E allora ce ne andiamo tristi perché non siamo stati accontentati dal Signore in quello che era il nostro pensiero. Per questo giovane un pensiero ce l'aveva. È un pensiero che lo faceva credere già un perfetto, ma quello che l'ha spaventato è di vendere tutto e di seguire Gesù. Perché poi non so cosa lo spaventava di più, se il vendere tutto o il seguire Gesù. Noi pensiamo che sia solo il vendere tutto, ma forse lo spaventava anche il seguirlo. Perché Gesù è imprevedibile, perché il cammino di Gesù ha degli obiettivi che tante volte noi non riusciamo a capire, ha delle mete che noi non accettiamo, e quindi se n'è andato triste, perché Gesù non gli ha detto: va bene così, continua così e ti troverai bene. Non gli ha detto questo. E quando anche lui non ci dice così, e San Rocco stasera conferma che non ci può dire così, ma perlomeno dobbiamo prendere sul serio l'ultimo verbo: seguimi, ti sei fatto pellegrino per venire da me, fatti pellegrino per seguire Gesù. Amen. Buonasera a tutti. È veramente molto bello essere qui questa sera. È una grossa emozione completare le festività in onore di San Rocco in questo modo. Innanzitutto devo ringraziare Don Pasquale, che veramente è sempre vicino alla nostra comunità, e vi ringrazio per questo, per l'attenzione che c'è costante in ogni avvenimento e sempre vicino anche alle esigenze della nostra comunità. Grazie per questo. Ringraziamento naturalmente lo devo a Don Pietro, il nostro parroco, che è, diciamo, il dante causa, è quello che ha consentito che tutto ciò avvenisse, e lo ringrazio. Io dico sempre che Don Pietro, pur non essendo di Frigento, è diventato più frigentino di tutti noi e ci dà una grande mano, un grande contributo nel mantenere le nostre tradizioni. Naturalmente devo salutare il sindaco di Foglianese, lo ringrazio per la presenza, ringrazio perché anche se impegnato ha scelto di essere qui
questa sera e veramente gli sono grato. Io purtroppo quando la reliquia è venuta a Foglianese non ero presente, c'era il mio vice sindaco, c'era l'assessore, io ero preso da altri impegni anche istituzionali, purtroppo non derogabili, però il mio impegno era qui ad ospitarvi quando sareste venuti. Quindi un saluto alla comunità di Foglianese, e ho conosciuto alcuni di voi, e persone molto vicine anche perché le nostre due comunità, anche se insomma abbastanza distanti, hanno le stesse origini, le stesse radici, la stessa cultura, la stessa tradizione che parte dal popolo italico dei Sanniti, del quale noi arcivescovo facciamo parte insieme a loro che sono caudini, e per poi diventare successivamente romani, longobardi, normanni, una storia che ci accomuna, ma ci accomuna in modo forte questa sera la comune devozione, scusate il bisticcio di parole, per San Rocco. San Rocco è, diciamo, è un grande esempio per noi, sindaco, un grande esempio anche come amministratori, come cittadini innanzitutto, ma soprattutto come amministratori. L'esempio di San Rocco, ce lo diceva l'arcivescovo, è un esempio di semplicità, di umanità, di vicinanza al più debole, di vicinanza al diverso. E la parola diversa ha tante accezioni. Questo momento ne ha alcuna più forte delle altre, perché stiamo vivendo un momento storico molto molto particolare, come italiani nel, diciamo, accogliere in questo momento con difficoltà chi ha bisogno di una mano. Noi a Frigento un segnale in questo senso lo abbiamo fatto, arcivescovo, perché un anno e mezzo fa abbiamo deciso di aderire alla rete SPRAR per ospitare degli immigrati, un'esperienza che sta continuando bene e un'esperienza che ci viene dalla nostra cultura e anche, come dire, dal nostro sentimento religioso. Quindi l'esempio di San Rocco è un esempio che dobbiamo fare nostro, un esempio di carità cristiana, però se mi consentite anche di laica solidarietà umana, e segni che non dobbiamo naturalmente disperdere, che non dobbiamo dimenticare. Quindi io sono veramente felice di avervi qui, naturalmente saluto anche la mia comunità parrocchiale, che non fa mancare la sua presenza ogni volta che abbiamo degli ospiti, soprattutto quando il tema è il nostro santo protettore San Rocco. Volevo Don Pietro approfittare dell'occasione per dare un piccolo omaggio all'arcivescovo e ringraziarlo di nuovo per la presenza nella nostra comunità. E per l'arcivescovo una ceramica che rappresenta le bellezze architettoniche del nostro paese, con diciamo, la certezza che lo terrà nel proprio studio in ricordo di Frigento e di questa giornata. E vi lascio anche una pubblicazione fatta qualche anno fa con il patrocinio del comune dagli studenti, ma una pubblicazione fatta bene, dagli studenti dei nostri licei. No, mi devo attrezzare con la terza mano. Allora, se può venire il sindaco di Foglianese, un omaggio, una stampa della nostra cattedrale che grazie al nostro arcivescovo nel 2016 è stata anche porta santa in occasione del giubileo. Quindi fa piacere omaggiarvi di questo. E non è finita. Allora, quindi una targa in ricordo di questa giornata.
Abbiamo scritto questo, l'amministrazione comunale di Frigento al sindaco di Foglianese, signor Giuseppe Tommaselli, con l'auspicio che si possa continuare a coltivare relazioni proficue, sociali ed umane tra le comunità di Frigento e Foglianese, nello spirito di amicizia e di cooperazione. 19 agosto 2019. Aspetta, che si trova il sindaco. Ecco, gli aiutanti servono anche a questo. Signor sindaco, una riproduzione della statua reliquiario della nostra reliquia di San Rocco, questo è un omaggio della nostra comunità parrocchiale, una pubblicazione che parla anche della cattedrale e di quella che è stata nei secoli scorsi questa nostra piccola comunità. Noi non siamo nostalgici del passato, il passato serve per capire il presente e proiettarci nel futuro. Grazie. Scusa, sindaco, anche per te una pubblicazione, la stessa pubblicazione che abbiamo dato a Sua Eccellenza, Frigento e dintorni dal Paleolitico all'età sannitico romana. Don Pietro, volevo invitare anche il parroco di Foglianese, Don Pietro, abbondano i Don Pietro, anche per Don Pietro una stampa della cattedrale di Frigento nella quale ci troviamo. Ed una targa ricordo: l'amministrazione comunale di Frigento al parroco di Foglianese Don Pietro Florio, con l'auspicio che le nostre comunità parrocchiali, accomunate dalla grande devozione per San Rocco e per sua intercessione, possano prosperare e rinsaldare sempre più questo legame di amicizia e di fratellanza. Grazie. Aspetta, e questa è anche la stessa maiolica per la comunità parrocchiale. Buonasera, voglio ringraziare innanzitutto il sindaco per tutti questi doni che ci ha dato, ma voglio ringraziare l'arcivescovo per aver celebrato questa messa nell'incontro di due popoli che adorano San Rocco. A Foglianese San Rocco mi ha adorato e onorato almeno da 400 anni. Storicamente non abbiamo degli scritti su tutto ciò, però ci è stato tramandato. Ci ha tramandato dai nostri padri, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni. Io ricordo che da piccolino, essendo figlio di contadini, mio nonno era un contadino, durante le ore in cui non si lavorava, cioè si pranzava, si lavoravano questi steli di paglia, cioè vuol dire che un poco alla volta poi si è migliorata tutta quanta, diciamo così, la lavorazione, sono diventati dei veri capolavori. All'inizio sicuramente era un po' come voi, nel vice sindaco mi parlava delle mezzette, da noi il musetto praticamente, la metà del tumulo, che si portava a San Rocco per, come messi, voglio dire, come protezione. La nostra devozione è veramente tanta nei confronti di San Rocco, non ce la vogliono gli altri santi, non ce la voglia San Cirillo, il nostro patrono, però voglio dire, per noi Foglianesari, San Rocco è San Rocco. E c'è stata un'evoluzione nella nostra festa, è stata un'evoluzione bellissima. Noi il 16 di agosto abbiamo proprio una sfilata di questi carri, dovete venire a vederlo, farò un invito. Il sindaco non lo so perché il 16 festeggia anche lui San Rocco, insomma. Siamo presi la stessa cosa. Io in realtà il 17 abbiamo una bella processione solo con San Rocco che attraversa tutto il paese, e in realtà io quest'anno non sono riuscito a farla tutta perché durante la processione non mi sono sentito bene, cioè voglio dire, ho preso un'insolazione forse il giorno 16 e quindi mi sono dovuto fermare, ma c'è stato a parte dell'amministrazione che poi ha proseguito in tutto. Stavo dicendo poco alla volta, quindi si è migliorata questa lavorazione che è diventata una sfida artistica, diciamo così, tutto in onore di San Rocco. È un paese che si muove tutto quanto insieme per onorare sempre San Rocco. E quest'anno abbiamo avuto la reliquia di San Rocco, che in verità è stata molto visitata,
questi 10 giorni veramente sono stati eccezionali per noi. Per questo voglio ringraziare Don Pietro e la comunità di Fricento che ci ha permesso tutto ciò. È stato momenti bellissimi che abbiamo vissuto tutti quanti insieme. Quindi praticamente voglio dire grazie a tutti quanti voi, grazie al sindaco che ci ha donato tanto e grazie all'arcivescovo che effettivamente a questo incontro di due comunità che hanno devozione nei confronti di San Rocco, cioè, ci esalta ancora di più. Io sono contentissimo di questo fatto, non sapevo, voglio dire, di questa celebrazione dell'arcivescovo. Il grano rappresenta innanzitutto sopravvivenza per tutta l'umanità e noi con la parte povera del grano riusciamo a fare questi lavori. Appena sono entrato nella basilica, in verità sono rimasto colpito da questo disegno che sto in cielo. Poi, siccome non mi sono girato, non ho visto tutto quanto l'altro, sono rimasto colpito da quel lavoro che stava dietro San Rocco. E ho chiesto subito al sindaco, mi sembra qualcosa di non strano, ed effettivamente è così. Un qualcosa costruito a Foglianese e donato a Fricento. È un fatto bellissimo, un fatto che i popoli si incontrano e diano il meglio di loro stessi. È una cosa bella, una cosa anche da cristiani, perché la festa non è soltanto una festa, ci serve per vivere, voglio dire, perché le tradizioni vanno sempre rispettate e vanno perseguite, se no il popolo, cioè noi non avremmo modo di vivere, non c'è altro, voglio dire. Quindi dimostrare fede nello stesso tempo, festeggiare un santo, non è affatto un peccato, assolutamente. Io penso che sia così. Per ritornare al grano, caro arcivescovo, siccome l'altra volta l'ho donato a loro, io mi permetto di donarle una spiga d'argento che è un po' il simbolo un poco di Foglianese, che lei conserverà sicuramente il ricordo di questo momento. Questo invece lo dono al sindaco che vede rappresentato all'interno un carro di grano e quindi diciamo così lo può conservare sulla sua scrivania. E un altro lo dona al parroco Don Pietro perché ci ha permesso di onorare la reliquia di San Rocco. Un saluto a tutti quanti voi e grazie per l'ospitalità che ci avete dato. Io vi rubo solo un minuto per dire grazie a nome della nostra comunità parrocchiale, a Don Pietro, alla comunità di Frigenzo che si è privata quest'anno della reliquia per darla a noi. L'abbiamo avuta per 10 giorni ed è stata una cosa bella perché ha arricchito la nostra festa, già molto solenne, però abbiamo avuto proprio la presenza della reliquia di San Rocco, per cui è stato un dono grande, una reliquia che ci ha accompagnato dappertutto. Siamo stati nelle contrade e l'abbiamo portata nella nostra chiesetta di San Rocco, quasi fuori paese per la novena, e poi ieri per tutta la processione, più di 3 ore, io ho portato la reliquia proprio con la gioia di sentire San Rocco che dopo 700 anni camminava, no, per il nostro paese, ci benediceva e di fatto benediva, e poi alla fine della grande manifestazione la benedizione solenne proprio con la reliquia. È stato un dono grande che noi abbiamo avuto e che ha reso ancora più preziosa la nostra festa. Abbiamo portato anche noi dei piccolissimi doni, una delle nostre ormai compaesane acquisite, ma vostra compaesana, la signora Nina, che ha fatto un po' da tramite, no, per questo legame, ha voluto donare al vescovo un po' del nostro vino, ecco, così questo fa sempre bene, no? Una cosa semplice. E poi le mie piccole chirichette, eccole qua. Allora diamo un po' una cassa di vino per la messa, la lasciamo qui a Don Pietro che sempre serve, eccola qua, è pesante.
abbiamo portato un po' di incenso per le celebrazioni, eccolo, un set di purifichini per l'altare e un po' di carboncini sempre per l'incenso, tutta roba per la chiesa che può essere utile, un piccolo segno per dire grazie. Beh, allora adesso riceviamo la benedizione dal nostro arcivescovo e grazie per tutti, perché come già dissi a Foglianise è bello creare questa comunione, questi rapporti di solidarietà, di amicizia, di fede, di condivisione. Quando c'è l'amore c'è un orizzonte che si apre, l'amore non ha differenze, non ci sono persone diverse e tipologie di altre persone e di altre situazioni. San Rocco ci ha insegnato proprio questo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ce l'ha spiegato anche il nostro arcivescovo. E questa è la cosa bella, che le comunità si ritrovano insieme per dire grazie sotto la protezione di un grande amico. Il giorno di San Rocco dicevo questo: il patrono ha una sua identità, voi ce l'avete ricordato per San Marciano, è quello che ci dice parole buone, che ci insegna ad essere diversi e persone coerenti. Il protettore è l'amico di cui si ha fiducia, che quando si ha un amico pieno di cui abbiamo fiducia, ce l'abbiamo alle spalle, è il protettore di tutti. Grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di San Rocco vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. L'antica strada che dalla parte orientale portava al paese passava davanti a questa chiesetta, e San Rocco è il protettore anche dei pellegrini e dei viandanti, ecco perché si trova in questo posto.
Poi il paese si è ingrandito nel corso del tempo ed è la chiesetta è rimasta qui. Nel 1902 un incendio distrusse questa chiesetta, proprio la vigilia, la notte tra il 15 e il 16 agosto. Riuscirono a salvare la statua di San Rocco. L'artista che la restaurò è stato bravissimo perché ha recuperato la statua originale rifacendo solamente le mani che andarono bruciate. E la statua è della fine del 600 e inizi del 700. Nell'ultimo restauro che abbiamo fatto nel 2011, sotto la parte della piaga, abbiamo trovato alla parte interna le bruciature di quel famoso incendio. I frigentini, come dice anche la lapide qui sotto l'altare, ricostruirono dopo un anno la chiesa per la grandissima devozione che hanno avuto sempre nei confronti di San Rocco, perché Frigento fu salvata dalla peste per intercessione di San Rocco, una peste, un colera molto rovinoso nel 1764. La gente moriva di fame, allora si rivolsero a San Rocco e fu salvata la città e anche i dintorni. Ecco anche perché qualcuno ha visto qualche fotografia, tutti i numerosi ex voto che vengono dati e sono nella statua che si mette il giorno di San Rocco. E poi la caratteristica, come già vi dicevo anche a Foglianise, questi mezzetti di grano, mezzetto in unità di misura. La gente semplice e povera dava il grano per fare la festa che poi veniva venduto e con il ricavato si faceva la festa. Poi nel tempo li hanno decorate con queste lavorazioni di grano per rendere un poco più particolari ed arricchite. Adesso davanti alla chiesa ci facciamo un piccolo rinfresco, se così lo possiamo chiamare, una piccola cena. Va bene?